Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Sono le 20:11 del 21 agosto 2020, una data che potrebbe diventare storica per un club italiano che, come ben sapete, è l'Inter, perché questa sera, praticamente tra 48 minuti ormai, inizierà la finale di Europa League tra Siviglia e appunto la squadra di Antonio Conte. Noi andremo in live su YouTube per raccontarla alle 20:30, quindi mi auguro che abbiate seguito, anzi fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete seguito la partita in live insieme a me, altrimenti comunque sia, se l'avete vista per racconto vostro con i vostri amici e tutto il resto, commentate comunque qui sotto facendomi sapere secondo voi quali sono stati i migliori in campo, due per squadra, indipendentemente dal risultato finale. Quindi al volo, prima di cominciare, vi ricordo di seguirmi su Instagram. Qui c'è l'omino con il nick, Fede Marconi con i trattini bassi all'inizio e alla fine, per rimanere sempre più aggiornati anche sulle prossime live, sui prossimi appuntamenti, perché vi ricordo che domenica racconteremo anche la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. E poi vi suggerisco di guardare la descrizione qui sotto, perché vi invito a passare su un sito di magliette molto conveniente con il quale sto collaborando. Vi ho mostrato nell'episodio di Superlega uscito ieri qualche maglia che vi sto riproponendo, insomma maglie, completini, tute, maglie storiche, nuove maglie soprattutto in vista della nuova stagione, di alta qualità a basso prezzo, anche perché siamo in un momento di sconti, quindi approfittatene. E a proposito di sconti, con il mio coupon FEDE, tutto minuscolo, avrete un 15% di sconto. Detto questo però, mettiamoci comodi, mettetevi comodi, perché c'è una finale da raccontare, c'è Siviglia contro Inter per fare la storia. Buon divertimento! Sono 21 anni che una squadra italiana non alza questo trofeo, quello dell'Europa League, che all'epoca si chiamava Coppa UEFA. Sono 10 anni che una squadra italiana non alza un trofeo europeo. Anche quella volta, eravamo a Madrid nel 2010, c'era l'Inter, sì, quella del triplete, di Mourinho, Milito, Eto'o, Snyder e molti altri. Dobbiamo pensare che questa deve essere la notte dell'Inter. E allora, buonasera da Colonia, buon divertimento, un saluto da parte di Federico Marconi, pronto a raccontarvi questa partita, sperando di farvi divertire il più possibile, ma ancor prima, sperando che siano i protagonisti in campo a farci divertire il più possibile. Queste che state vedendo sono le formazioni, e partiamo dai padroni di casa virtuali, nel senso, partiamo dagli spagnoli, dagli andalusi, dal Siviglia, in campo con il consueto 4-3-3, Bunu tra i pali, anche se ovviamente il nome sulla maglia è quello che gli ho messo lì in formazione, è Bono, infatti leggo già nei commenti che il portiere si chiama Bunu, ma effettivamente questa è la pronuncia corretta. Difesa 4, composta dal talento di Koundé, prelevato da Monchi in questa stagione, e Carlos, per mettere un po' più di esperienza e di fisico. Sugli esterni, Jesus Navas, che è cresciuto al Siviglia e che è tornato dal Manchester City, arretrato, lui che nasce come esterno alto, a fare l'esterno basso, ma spinge molto. Spinge lui come Reguilón, che giocherà a sinistra, in gol contro un'altra italiana, contro la Roma, negli ottavi di finale. Poi il centrocampo, l'esperienza dell'ex, il talento di Ever Banega, il 10, il regista di questa squadra. Non ha fatto bene all'Inter nella sua esperienza nerazzurra nel 2016-2017, ma per la verità in quell'Inter lì hanno fatto bene davvero in pochi. E quindi Banega stasera, tornato alla Siviglia, giocherà la sua ultima partita in questo club e vuole chiaramente alzare un trofeo. Accanto a lui Jordan e Fernando, e poi il tridente. Sulla destra un altro ex Italia, un ex Milan, però è come un derby per lui. In maglia 14 c'è Suso, con l'olandese Luc de Jong, che ha portato qui il Siviglia col gol decisivo segnato in semifinale alla Manchester United. E a sinistra c'è Ocampos, che non è al meglio, ma comunque ha vinto il ballottaggio con Munir e parte titolare. Risponde l'Inter di Antonio Conte con Handanovic, che per quanto abbia esperienza a livello nazionale è all'esordio in una finale di Coppa Europea. Sta entrando in campo proprio adesso l'Inter con il suo capitano Samir Handanovic. Poi difesa 3, composta da De Vrij in zona centrale, poi Godin e Bastoni, un altro esordiente di questo palcoscenico. Centrocampo folto, guidato da Brozovic, composto da Barella e Gagliardini, da mezzali. Poi gli esterni, D'Ambrosio a destra e Ashley Young a sinistra, lui che è arrivato a gennaio, che ha dato una grande mano all'Inter nel finale di campionato e in questo mini mondiale, per chiamarlo così, di Europa League. E poi, neanche a dirlo, la doppia L, Lula davanti, Lukaku e Lautaro, per sognare, ripeto, un trofeo che sarebbe davvero importante. È cominciata la finale con il possesso nerazzurro. E allora buon divertimento a tutti, godiamoci lo spettacolo e speriamo
di poter sorridere alla fine. Palla in aria, cercare un colpo di testa che non c'è. Poi Fernando con il destro, respinto in qualche modo, ma primo brivido per l'Inter, primo squillo del Siviglia. Poi Barella si mangia Banega e può provare a ripartire in contropiede. Affida a Lukaku, che va a puntare e vuole saltare in velocità. Carlos lo ha saltato, Lukaku giù, attenzione, calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Inter. 2 minuti e mezzo nel primo tempo. Primo momento chiave del match, perché Lukaku si è mangiato in velocità Carlos, che lo ha steso e prende anche il giallo. Penalty per l'Inter. Rincorsa breve per Lukaku, che si è conquistato il rigore e vuole trasformarlo. Guarda il pallone, poi parte. Sinistro! In porta! Inter in vantaggio! 4 e mezzo a Colonia. La sbloccata, l'esperienza, il talento, il mostro Lukaku. 1-0. Si è disteso e ha intuito Bounou, ma non è bastato perché la palla gli è passata accanto alla mano destra. Ed è 1-0 Inter. Si sblocca così la finale di Europa League, edizione 2020. Si sblocca dal dischetto praticamente subito. Apre per Suso, c'è dentro il movimento di Jordan, servito, occhio al 24, in area, riapre su Navas, in mezzo De Jong, arriva il cross per De Jong, che va di testa, piega le mani ad Handanovic e pareggia il Siviglia al 12° del primo tempo. Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà una finale ricca di gol e maledettamente equilibrata, ma ce lo si aspettava per l'esperienza della Siviglia, per come gioca la squadra di Lopetegui. È 1-1, palla al centro, tutto da rifare per l'Inter. Sta mancando un po' Lautaro all'Inter, però anche qui ha provato a mettere giù il pallone, lo ha fatto con difficoltà. Punizione Siviglia, però interessante perché c'è il destro di Banega o il sinistro di Suso. Fischia Makelì, va col destro Banega, colpo di testa di Ocampos, che però termina lontano dalla porta di Handanovic. Non è soddisfatto Lopetegui per il calcio di punizione. Per la verità ha battuto un pochino male da Banega, che non ha dato potenza, non gli si è alzata troppo la traiettoria. Ma Makelì ha segnato un semplice calcio di punizione al Siviglia. Banega sul pallone, sempre dal lato destro del campo, sempre a dover tagliare il cross. Vediamo se batte meglio di prima. Per l'Inter ci auguriamo di no. Parte col destro Banega, secondo palo, colpo di testa, rimettere dentro! E Siviglia in vantaggio. Ancora Luke De Jong è l'uomo del destino per gli andalusi. È l'uomo che ha portato a giocare il Siviglia questa partita. È l'uomo che ha ribaltato la situazione. Dopo 33 minuti, 2-1 per gli spagnoli. Fallo su Lukaku, punizione nerazzurra. E allora vediamo un po' se risponde subito l'Inter di Conte. Il fallo lo ha commesso proprio De Jong, che incredibilmente si è svegliato nella fase finale di questa competizione. Un gol pesantissimo allo United, 2 all'Inter in questa prima mezz'ora della finale. 35 minuti, Brozovic e Barella sul pallone. Fischia Makelì, si allontana Barella. La scava Brozovic, secondo palo e 2-2. Lo stacco decisivo è di Godin. Godin, che di finali ne ha giocate e ne ha vinte in questa competizione. Un minuto dopo è già tutto a posto, è già tutto in parità. L'Inter torna sul livello del mare con la grinta e la garra dell'uruguaggio. 2-2. Tocco orizzontale in zona Suso, è la sua mattonella perché può portarsela sul mancino, non lo prova, poi sì a giro, c'è De Frey, anzi Godin, a respingere, poi la testa di Barella, il controllo di Lautaro, attaccato fallosamente, calcio di punizione per l'Inter, momento però fondamentale della partita, perché chi segna adesso, o anche senza segnare, ma comunque è un momento che può indirizzare questo secondo tempo. L'Inter sta tenendo bene e questo è importante. D'esterno e in avanti per Lautaro, che non trova neanche questo pallone. Opaca la prestazione di Lautaro finora. E a questo punto Conte potrebbe anche pensare al Niño Maravilla, per quanto mi riguarda. Occhio che l'Inter però qui può ripartire, con Lukaku che parte dietro la metà campo e quindi vola di fronte a Bounou. Lukaku, Bounou! Tiene vivo il Siviglia, tiene il 2-2. Si è fatto ipnotizzare il gigante belga. Pronto a fischiare Makelì intanto. 73-28 in questo finale dei tempi regolamentari. Punizione dalla destra, la scava Banega sul secondo palo, si ostacolano dei giocatori dell'Inter, rovesciata e 3-2. Gol pazzesco di Carlos, 3-2 per il Siviglia a un quarto d'ora dal 90°. Gol pesantissimo. E l'ultimo tocco è di Lukaku, non D'Ambrosio, proprio Lukaku. Sarebbe uscita la rovesciata, autogol di Lukaku. Ora ci crede l'Inter. Barella
Apre per Bastoni, assalto finale, palla verso Lukaku che non la trova, poi Moses sul secondo palo, la palla resta lì, Sanchez è sulla linea, in qualche modo ha salvato Koundé, è successo di tutto, prima Moses non ha trovato il pallone, poi Bounou nemmeno, e quindi Sanchez ha provato a calciare, il portiere non era tra i pali, ma Koundé sì, 6 minuti di recupero. E allora ribadiamo, l'Inter deve crederci. Apre in zona Moses, vicino Eriksen, servito, la palla filtra in qualche modo nonostante il tocco di Reguilon, la difende il 24 nerazzurro, fuori da Brozovic che dovrà crossare, arriva il pallone per Candreva, Bounou, la messa in calcio d'angolo, distinto, in sforbiciata Candreva e Bounou, tanto per cambiare, nei momenti decisivi, sia in semifinale che in finale c'è sempre stato, è nero in volto anche Lukaku, perché finisce così. Finisce 3-2 e finisce con il suo beffardo autogol che porta in paradiso il Siviglia. Ancora una volta campione in Europa League per la 6ª volta nella sua storia. Ragazzuoli, è andata così. È andata così e io francamente sono un po' amareggiato perché da italiano, come ho detto in live, mi sarei augurato un qualcosa di diverso. Fatemi sapere voi nei commenti se tifavate Siviglia o Inter. Comunque complimenti agli spagnoli e nulla, io a questo punto vi saluto. Prima però di salutarvi vi invito anche a guardare gli altri video di questo format qui, di questa serie qui, perché lo stile pressoché sarà questo. Ora, ho avuto anche dei problemi di memoria di telecamera stasera, quindi mi auguro che abbiate potuto vedere il più possibile con questo tipo di inquadratura, ma lo stile, ripeto, è questo qui, stile Juve-Lione e ovviamente la gara di stasera. Ci vediamo domenica per la Champions e poi ovviamente nei prossimi mesi con la prossima stagione, quindi nulla, è finita. Un bacione, never give up e ciao ragazzi, buona serata.